signore e signori all'ascolto, buonasera e benvenuti da Luca Ciappelloni al Palla Guerrieri di Fabriano, dove fra poco meno di 4 minuti avrà inizio la sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie B Old Wild West fra la Rossella Civitanova e la Risto Pro Fabriano. Risto Pro Fabriano reduce da 2 vittorie consecutive, il 1 novembre contro Nardò e il 4 novembre contro Catanzaro. D'altra parte la Rossella Civitanova viene invece da 2 sconfitte consecutive contro 2 formazioni di alta classifica come Bisceglie e San Severo. Per Fabriano ci sono 5 vittorie in 7 partite, infatti la squadra di Alessandro Fantozzi ha già anticipato, come detto poco fa, a Nardò il match che sarebbe stato valido per l'ottavo turno e che si sarebbe dovuto giocare domenica prossima. Per la Rossella Civitanova invece appena 5 partite fin qui disputate, 2 sole vittorie, infatti la 6ª partita che la squadra di Piero Millina ha disputato a Lamezia è stata annullata dal ritiro prematuro della squadra calabrese dal campionato di Serie B. Quindi ci aspetta una partita con una grande cornice di pubblico, stiamo vedendo al Palla Guerrieri anche oggi oltre le 2000 presenze qui nell'impianto fabrianese, con una presenza di una trentina di tifosi anche da Civitanova. Andiamo a leggere le formazioni che scenderanno in campo in questa partita valida per la 7ª giornata del campionato di Serie B Old Wild West. L'Aristo Pro Fabriano scende in campo con il numero 4 Lorenzo Monacelli, il 5 Filiberto Dri, il 6 Emiliano Paparella, 7 Francesco Francavilla, 8 Santiago Boffelli, 9 Ivan Morgillo, 11 Nicolò Gatti, 12 Iba Tiam, 16 David Cimarelli, 18 Elias Donati, 20 Nicolò Mencherini, 32 Massimiliano Bordi. L'allenatore è Alessandro Fantozzi. Risponde la Rossella Civitanova con il numero 3 Federico Burini, 4 Lorenzo Attili, 5 Filippo Cognigni, 7 Emanuele Bagalini, 8 Marco Vallasciani, 9 Lorenzo Andreani, 11 Riccardo Coviello, 13 Matteo Felicioni, 15 Francesco Amoroso, 16 Attilio Pierini, 20 Simone Cimini, 23 Arnold Mitt che, se non andiamo errati, abbiamo visto durante la fase di riscaldamento non lavorare insieme al resto del gruppo e probabilmente per alcuni problemi fisici non sarà della partita. Invece al completo la Risto Pro Fabriano, che sta in questo momento ricevendo le ultime indicazioni da parte del coach Alessandro Fantozzi, squadra come detto quella di casa, reduce da 5 vittorie nelle prime 7 e 2 consecutive negli ultimi 2 turni con Nardò in trasferta e Catanzaro in casa. Nell'ultima partita con Catanzaro in casa, da segnalare l'ottima prestazione di David Cimarelli, che, se non abbiamo ascoltato male, si è guadagnato anche oggi il posto in quintetto base scelto da coach Alessandro Fantozzi. Probabilmente a fargli spazio sarà di nuovo Santiago Boffelli, che nelle ultime 2 partite ha cominciato le sfide dalla panchina. Andiamo infatti ora a leggere i 2 quintetti. Infatti per Fabriano ci sono il play, che è Emiliano Paparella con il numero 6, guardia Filiberto Dri, e alla piccola c'è David Cimarelli, alla forte Nicolò Gatti e il pivot in partenza è Iba Tiam. Dunque parte dalla panchina invece Ivan Morgillo, che anche lui nelle ultime giornate è stato un po' superato nelle gerarchie da Iba Tiam. Fabriano che è già al centro del campo, saluti ai 2 arbitri da parte dei giocatori di casa. Gli arbitri sono i signori Matteo Spinelli di Roma e Luca Tarde di Priolo Gargallo. Andiamo a leggere la formazione di Civitanova, vediamo Coviello con il numero 11, vediamo Vallasciani, Amoroso, poi, se non andiamo errati, c'è Felicioni e Burini. Dalla panchina anche Attilio Pierini, che anche lui alla immediata vigila
c'era stato riferito non essere nelle perfette condizioni. È pronto tutto, tutto pronto per la palla a due. Ringraziamo come sempre per la trasmissione della partita il media partner Radio Gold, la sua direttrice Giola Marinelli, il nostro sponsor principale Print & Gadget, che rende possibili le nostre dirette, ed infine per la produzione delle immagini MGA Web TV, con Marco Angelini in regia, coadiuvato da Manuel Brega alle riprese. Primo possesso per Fabriano, in quanto gli arbitri hanno sanzionato un errato salto a due da parte della Virtus Rossella Civitanova. Prima rimessa per Filiberto Dri. Dri cerca Paparella ma trova Nicolò Gatti. Primo possesso della partita, Gatti contro Vallasciani, scarico per David Cimarelli, in cuneo di Cimarelli, palla per Tiam, fuori per Dri, prima tripla di Dri, corta, ma rimbalzo offensivo di Emiliano Paparella. Palla per Gatti, gran palla di Gatti, prima Tiam che comincia con una schiacciata. Primo vantaggio fabrianese, fondata a due mani del pivot classe 98 sull'assistenza di Nicolò Gatti. Vallasciani, Burini, contro Burini c'è Emiliano Paparella, uscita dai blocchi di Felicioni. Felicioni serve Amoroso, tiro da tre di Francesco Amoroso, corto, a rimbalzo nella lotta c'è un fallo sanzionato a David Cimarelli su Riccardo Coviello, tentativo di tagliar fuori l'ala classe 88, l'esterno umbro della formazione di Alessandro Fantozzi, è andato a commettere il suo primo fallo personale. Rimessa dunque dal fondo campo per la Rossella Civitanova, se ne incarica Burini. Burini per lo stesso Coviello, che subisce un altro contatto di nuovo falloso, questa volta è di Iba Tiam, che è scivolato in ritardo nel tentativo di chiudere la penetrazione a Riccardo Coviello. Primo fallo anche per Iba Tiam, e già due di squadra per Fabriano dopo 40 secondi di gioco. Felicioni, penetrazione contro Dri, tiro di Felicioni appoggiato alla tabella, sbagliato, rimbalzo di Nicolò Gatti che apre subito il contropiede per David Cimarelli. Cimarelli, gran giro dorsale, canestro e fallo. Gran canestro David Cimarelli, canestro e più fallo di Francesco Amoroso. Cimarelli che dunque prosegue il suo gran momento dopo l'ultima eccellente prestazione contro Catanzaro, che non ha fallito nemmeno un tiro. 7 su 7 dal campo per il classe 98. Ora Bellunetta per il supplementare. Il supplementare è corto, resta sul 4-0 il punteggio in favore dell'Aristo Pro quando sta per scoccare nel primo minuto di gioco. Coviello in penetrazione contro lo stesso Cimarelli, galleggia in aria, canestro di fattura pregevole, infatti Riccardo Coviello i primi due a tabellone per la Rossella Civitanova. Cimarelli sotto da Tian, tenta ribaltamento, palla sbatte sul ferro, il più letto ad avventarsi a Cimarelli che può riaprire per Emiliano Paparella. Paparella va da Dri, penetrazione di Dri, scarico ancora per Paparella, tiro da tre di Paparella, corto, rimbalzo offensivo da parte di Vallasciani che va ad alimentare l'azione offensiva di Civitanova con Felicioni, Amoroso, ribaltamento verso Burini, Burini è contro Paparella, Paparella gran difesa su Burini costretto ad allargare per Amoroso che in penetrazione pesca il secondo fallo di Iba Tiam. E Alessandro Fantozzi dopo un minuto e 39 secondi di gioco è già costretto al primo cambio per ragioni di falli. Secondo fallo di Iba Tiam e al suo posto c'è Ivan Morgillo. Rimessa in zona d'attacco per Civitanova con Burini. Felicioni, tiro da tre di Felicioni contestato da Dri, palla sul ferro, rimbalzo di Morgillo. Palla per Paparella che può spingere la transizione di Fabriano. Gatti gioca di spalla a canestro contro Vallasciani e subisce il fallo da parte di Vallasciani. Prima sanzione anche per il numero 8, la squadra di Millina. Tre falli di squadra per Fabriano, due per Civitanova. Messa dal fondo per Emiliano Paparella. Provato Gatti, che aspetta l'arrivo di Paparella che repita l'ultima azione. Sono 6 secondi da giocare. Paparella pesca lo stesso Gatti, tiro da tre di Gatti, corto, rimbalzo solo toccato da Morgillo ma controllato da Burini che spinge il contropiede. Gatti molto, in maniera molto furba, di soffia il pallone da dietro, poi cerca di innescare il contropiede di Dri
il cui però il controllo non è esatto, la palla non era molto facile quella passata gli da Gatti. Brino non ha avuto un controllo ottimale, la palla è finita oltre la linea di fondo campo. Ora Rossella può ripartire con una nuova azione d'attacco, ancora con Pulini, Felicioni per Coviello, uno contro uno contro Cimarelli. Coviello si gira, va a tiro, sbagliato, rimbalzo di Morgillo che subisce anche il fallo da parte di Vallasciani, è il secondo fallo anche per Vallasciani. E Millina, così come Fantozzi ha fatto pochi istanti fa con Thiam, fa altrettanto con Vallasciani. Al suo posto c'è Simone Cimini. Rimessa al fondo campo per Fabriano, in vantaggio 4-2 dopo 2 minuti e mezzo di gioco. Paparella. Paparella, c'è l'attenta guardia di Felicioni, fallo in attacco intanto lontano dalla palla, sanzionato da Ivan Morgillo. Blocco irregolare del pivot campano. Palla persa dunque da Fabriano. La Rossella può ripartire con il palleggio. Federico Burini che va in uno contro uno, batte Paparella, grande accelerazione di Burini e canestro per Burini. 4 pari, Fabriano, Civitanova. Paparella, Gatti. Ribaltamento per Cimarelli, aspetta l'uscita dei blocchi di Filiberto Dri sotto da Gatti. Si appoggia a tabellone Gatti e trova 2 punti. 6-4 per Fabriano. Primi 2 per Gatti. Le altre marcature sono di Cimarelli e Thiam in casa fabrianese. Per Civitanova 2 di Burini e 2 di Coviello. Coviello che ora riceve lontano da canestro, contro di lui c'è sempre David Cimarelli, sentinella difensiva della squadra di Fantozzi. Raddoppio su Coviello che è costretto a ribaltare ma non lo fa bene, la palla è troppo lunga e Burini non può tenerla in gioco nonostante grande sforzo parte del play classe 93. Rimessa dunque per Fabriano, avanti 6-4 a 6 minuti e mezzo dal termine del primo quarto. Paparella, uscita di Dri, si rifugia ancora sotto da Gatti. Gatti isolato contro Cimini, ribaltamento per Cimarelli che si inventa un assist 5 stelle extra lusso. Arriva Morgillo che va facilmente ad appoggiare a tabellone, più 4 Fabriano, primi 2 anche per Morgillo. Altra grande iniziativa dell'accoppiata Gatti-Cimarelli. Burini, contro Burini c'è sempre Paparella. Burini tenta di batterlo in palleggio, poi scarica benissimo per Amoroso che però sbaglia la distanza ravvicinata. Il rimbalzo è di Riccardo Coviello che subisce il fallo di David Cimarelli e anche per Cimarelli è il secondo fallo. Cominciano già i problemi di falli per l'Aristo Pro. Coviello in lunetta con 2 liberi. Coach Fantozzi non sembra intenzionato ad avvicendare Cimarelli, resta in campo nonostante 2 falli. Coviello e lunetta, buono il primo. Coviello viaggia con 72% di stagione alla lunetta e fa 2 su 2. Quarto punto di Riccardo Coviello. Palleggio di Paparella contro Felicioni. Palla per Dri che scivola sul parquet ma riesce a rimanere in controllo del pallone e servire Gatti. Ribaltamento di Gatti per Cimarelli. Cimarelli contro Amoroso, penetrazione, scarico per Gatti da 8 metri. Nicolò a segno, bomba di Gatti, più 5 Fabriano. Quinto punto Nicolò Gatti. Felicioni, penetrazione di Burini contro Paparella, resta tiro di Burini dai 6 metri, sbagliato, tocco rimbalzo di Coviello, onnipresente, palla fuori per Amoroso, tripla del super veterano Amoroso. Meno 2 per Civitanova, dopo la tripla di Gatti ha risposto la tripla di Francesco Amoroso. Paparella, Morgillo, di Cimarelli, pallone un po' sbasso da Gatti. Gatti va a ribaltare una volta meravigliosamente per Dri, di là da 3 metri di spazio, Dri da 3 punti, non perdona, terza tripla consecutiva da una parte e dall'altra, Fabriano torna a più 5.
5, a 4 minuti e 35 secondi dal termine del primo quarto. Coviello, palla immaginifica per Felicioni che è arrivata per Amoroso, poi da Burini, ancora Felicioni, arresto e scarico per Burini, solo soletto da tre punti, corto, rimbalzo di Morgillo che non se la sente di aprire subito il contropiede, ma fa che la partita d'azione sia paparella. Gatti dà ancora 4 metri di spazio a Drick e questa volta grazie alla difesa della Rossella, rimbalzo di Coviello e va in uno contro uno in attacco, palla per Amoroso, Felicioni, Amoroso finta al tiro da 3, arresto e tiro di Amoroso a segno, quinto punto in fila di Francesco Amoroso, da cui il tuo valore non lo si scopre di certo quest'oggi. Paparella per Dri, sotto da Gatti, nel tentativo di anticipo Cimini va a commettere fallo. Piano Cimini è il primo fallo. Cambio per la Rossella Civitanova. Mellina toglie Felicioni e mette dentro Lorenzo Andreani. Andreani che qui a Fabriano il pubblico lo ricorda nitidamente perché all'esordio l'anno scorso in Serie B dei Cartai gelò il Palaguerrieri con una tripla da distanza siderale con la mano in faccia dell'allora capitano dell'Aristoclon Michele Bugionovo e grazie a quella tiro diede la vittoria a Civitanova. Civitanova che poi vinse anche il ritorno con Fabriano, in quel caso ci volle un supplementare per alla squadra civitanovese per avere ragione dei Cartai, a Civitanova che ha una tradizione positiva in particolare al Palaguerrieri, nei precedenti tre partite giocate qui nell'impianto di Via Bozzi Civitanova è uscita sempre vincitrice, oltre alla partita dell'anno scorso anche i due precedenti in Serie C videro vittoriosi la squadra bianco-rosso-blu. Finito ora il time out con le due squadre che stanno per fare il loro ritorno in campo. Fabriano continua a tenere in campo David Cimarelli nonostante i due falli, si fida ciecamente Alessandro Fantozzi del suo giovane esterno, sta rispondendo veramente bene alla fiducia accordatagli dallo staff. Rimesso dal fondo per Paparella, più 3 Fabriano a 3 minuti e 44 dal termine. Morgillo, ancora Paparella, forza tiro da 3, Paparella è sbagliato, rimbalzo di Federico Burini, porta la palla oltre a metà campo, batte Cimarelli, scarico a lato ma era Amoroso, va in penetrazione, tenta un passaggio un po' troppo difficile per Cimini, lo intercetta il solito Gatti che spinge sul settore di sinistra con Paparella, Paparella va sotto da Morgillo, in situazione dinamica Morgillo può essere importante per Fabriano ma non fa supporto, viene contrastato la difesa ospite, dall'altra parte Coviello si inventa un tiro molto difficile, Morgillo va a spazzare i tabelloni e a tirare giù un'altra palla, Dri ancora in transizione, innesca Nicolò Gatti, fermato fallosamente, fallo di Burini, nel primo fallo per Burini, ha raggiunto il bonus anche la Rossella Civitanova, pertanto la formazione potrà andare in lunetta ad ogni fallo così come può fare la Rossella, 5 falli infatti anche per Fabriano, fuori Coviello intanto nelle file della Rossella e dentro Marco Ballasciani, non vediamo in rotazione Pierini e dunque come anticipato in precedenza i problemi fisici di cui avevamo saputo all'immediata vigilia sono effettivamente importanti da non poter permettere all'esperto lungo classe 81 di scendere in campo quest'oggi, dunque due assenze importanti nel settore lunghi per la formazione di Millina, senza Mit e senza Pierini. Intanto esce Andreani pochi secondi dopo aver fatto il suo ingresso in campo, evidentemente a coach Millina qualcosa non è piaciuto nella gestione di Andreani perché è stato anche un po' rimproverato dal suo esperto allenatore mentre stava tornando in panchina. Cimini sotto da Amoroso, uno contro uno contro Morgillo, buona difesa di Morgillo, scarico per Burini che va in penetrazione, anticipa il tentativo di scappata di Morgillo, va a segnare un canestro di pregevole fattura appoggiando al tabellone. 16 Resto Pro, 13 Civitanova, quarto punto di Burini, Dri da tre punti sfruttando il blocco di Morgillo, a segno, quindi
Alberto Dri, finora ha tirato solo da 3 punti, 2 su 4 per il capitano dell'Aristo Pro e più 6 per il padrone di casa, Amoroso, ci prova ancora lui da 3 punti, sbagliato rimbalzo d'attacco però di Felicioni che approfitta della dormita dei padroni di casa, armata la mano di Burini che sbaglia ancora, rimbalzo di Morgillo oggi presente sotto le plance, va a subire anche il fallo, fallo di Cimini, secondo fallo di Cimini che va a regalare 2 liberi a Morgillo. Già 5 rimbalzi, per Ivan Morgillo in appena 6 minuti in campo, buona risposta del pivot campano alla partenza in panchina e una prestazione che è ancora più utile alla luce dei problemi prematuri di falli di Batiam, fuori dopo 1 minuto e 39 con 2 penalità sul groppone. Morgillo fa 1 su 2, rimbalzo di Amoroso per Burini, Burini sopra la metà campo, Fabriano si schiera a zona intanto, 2-3, Amoroso cerca di batterla innescando Vallasciani che però non controlla bene, la palla finisce oltre la linea di fondo campo e recupera un altro pallone la formazione bianco-blu. Nuovo cambio per la Rossella, ritorna Lorenzo Andreani e dopo i 36 secondi giocati alcuni minuti fa ora torna in campo al posto di Cimini. Dri, blocco di Morgillo, Dri contro Amoroso, scarico per Gatti, da distanza siderale Nicolò Gatti, tiro a lungo, il rimbalzo è preda di Burini che spinge la transizione, passa a metà campo velocemente, rimorchio Felicioni, ancora Burini, questa zona di Fabriano come detto, palla sotto per Vallasciani che si gira ma il tiro sbaglia, 6° rimbalzo di un Morgillo veramente eccellente sotto le plance. Dri, Gatti, ribaltamento per Emiliano Paparella, palla sotto per Gatti, fuori per Boffelli e il tiro di Boffelli e va a segno Santiago Boffelli, pochi secondi dopo aver messo piede in campo mette la tripla del più 10, 23 Fabriano, 13 Civitanova, quando siamo nell'ultimo minuto del primo quarto. Andreani, Burini, Amoroso va in uno contro uno contro Morgillo, va a trovare un altro bel canestro, 7 punti di Amoroso che è senza dubbio il più pericoloso dei suoi in attacco fino a questo momento. Paparella per Boffelli, scambio di argentini, palla che finisce poi nelle mani di Filiberto Dri che ha contro Amoroso, potrebbe batterlo in velocità, così prova a fare, aiuto ottimo di Andreani, fa perdere palla a Dri, contropiede orchestrato da Burini e rifinito da Vallasciani per il meno 6 di Civitanova, ottima difesa di Civitanova, lettura perfetta di Andreani che ha visto Amoroso in difficoltà contro Dri, l'aiuto con i tempi giusti, Dri ha perso palle, il contropiede di Vallasciani ha fatto il resto, meno 6 Civitanova, Paparella in penetrazione, scarico per Morgillo, assegno di Morgillo sul gong, il canestro del pivot campano che regala il 25-17 a Fabriano in un primo quarto fatto bene dalla formazione di Alessandro Fantozzi che in attacco ha trovato la via del canestro con regolarità, 5 su 6 da 2 e 4 su 10 da 3 per i padroni di casa, per la Civitanova 6 su 13 da 2, 1 su 6 da 3 punti, il 25-17 di questo primo quarto è la fotografia di un primi 10 minuti giocati bene con il giusto approccio dalla formazione di Alessandro Fantozzi che non si è nemmeno fatta condizionare dai problemi di falli sia individuali avuti da Tiam che dopo 2 minuti è stato costretto a lasciare il campo per aversi visto sanzionare 2 falli, così come problemi di falli generali perché Fabriano ha avuto il bonus già a metà del primo quarto ma è riuscita comunque a difendere in maniera corretta senza concedere tiri liberi a Civitanova che ne ha tirati appena 2 con Riccardo Coviello. Coviello 4 punti, ce ne sono 4 per Burini, 2 per Vallasciani e 7 per Amoroso nelle fila della Rossella. Per Fabriano 7 Gatti, il miglior marcatore dei suoi, 6 Dri,
5, un positivissimo Morgillo che ai 5 punti ha aggiunto già 6 rimbalzi e 2 falli subiti, 3 punti per Boffelli, 2 per Thiam e 2 per David Cimarelli. Gatti che oltre ai 7 punti ha già 4 assist e 3 falli subiti, la classica prova totale dell'ala piemontese classe 91, elemento a tutto campo della formazione di Alessandro Fantozzi. Stanno per rientrare le due formazioni in campo, quindi come detto già in precedenza Civitanova deve fare a meno di Nitt, che non ha svolto il riscaldamento e partita insieme ai suoi compagni, e a questo punto crediamo anche definitivamente ad Attilio Pierini, che si era sì allenato nel pre-partita con i suoi compagni, anche se in maniera non molto intensa, ma non avendolo visto in campo in questi primi 10 minuti dobbiamo desumere che non sarà della contesa l'esperto pivot ex Recanati. Due perdite importantissime per Piero Millina, soprattutto perché entrambe sono nel settore dei lunghi, che praticamente a questo punto ha ridotto al solo Francesco Amoroso. Si è cominciato a giocare Burini per Andreani, sempre difesa zona di Fabriano. Burini cerca di battere il palleggio, scarico per Felicioni, solo da 3 punti, rimbalzo di Burini e appoggio a tabellone di Riccardo Coviello, è tornato sul parquet, segna il suo 6° punto. 25 Ristopro, 19 Rossella. Paparella contro di lui, c'è sempre appiccicato Felicioni, uscita dai blocchi di Boffelli, sotto da Morgillo che non ha un controllo felicissimo, ma si gira, va al tiro di Mancino e segna, mano morbidissima di Ivan Morgillo, qui sicuramente non difetta la tecnica. Vallasciani sotto per Coviello che va a segnare e a subire il fallo di Nicolò Gatti. Incomprensione difensiva fra Gatti e Morgillo, fallo di Nicolò Gatti, il primo dell'ala classe 91, il libero supplementare per Riccardo Coviello. Quota 8 raggiunta per Riccardo Coviello, 9 per l'ala classe 88 e meno 5 Rossella, 27-22. Paparella, uscita dai blocchi di Boffelli che va a scaricare una gran palla per Ivan Morgillo, taglia coi tempi giusti, azione da manuale da Listo Pro, con l'uscita dei blocchi di Boffelli che in un batter di ciglia ha innescato Morgillo per 2 punti a tabellone, 9 per Morgillo e più 7 Fabriano. Coviello, Felicioni va ad Andreani, penetrazione di Andreani contro Paparella, tiro Andreani sbagliato, difesa ottima di Fabriano che costringe 24 secondi la Rossella, infatti il tiro di Andreani non ha toccato il ferro, e nel frattempo era scaduto il 24esimo secondo, pertanto gli arbitri, che sono i signori Spinelli di Roma e Attardi di Pliolo Gargallo, hanno correttamente fatto ricominciare l'operazione con la rimessa al lato per Fabriano. Monacelli entrato sul parquet al posto di Dri, uscita dai blocchi per Boffelli, situazione simile alla precedente, solo che questa volta Morgillo non fa in tempo a liberarsi, si libera ora oltre l'arco del 3 Morgillo che riarma la mano di Boffelli, cross di Boffelli, ma palla tenuta viva da un Morgillo che è in assoluto il più timpante dei suoi. E rimessa da fondo campo di cui si incarica Lorenzo Monacelli. Gatti all'ultimo secondo di 24 perché Capanna non ha toccato il ferro, Gatti già fa il miracolo di toccarlo il ferro con questo tiro da distanza siderale, il rimbalzo di Monacelli concede altri 14 secondi a Fabriano. Monacelli per Gatti, ne mancano 3 ora alla fine dei 24, giro e tiro di Gatti molto difficile, palla che termina nella parte superiore del tabellone e di nuovo scadono anche da questa parte i 24 secondi. Si prenderà con una rimessa da zona difensiva per la Rossella Civitanova, se ne incarica Burini mentre sta per fare il suo ritorno in campo capitan Filiberto Dri. Esce Emiliano Paparella che si va a prendere i primi minuti di riposo,
Barella che in questo inizio di partita si è più limitato a distribuire il gioco più che a rifinire. Ancora nessun punto a referto per il play classe 83 argentino. Andreani, contro di lui Lorenzo Bonacelli, Felicioni, palla Sciani, uscita dai blocchi di Riccardo Coviello, preso ora da Gatti. Coviello va a ribattare una palla non facile per Filippo Cognigni. Ci mette una mano Filiberto Dri, rimessa dal lato per la Rossella, Coviello, Felicioni, Felicioni contro Santiago Buffelli, va la Vallasciani, sotto il post passo da Riccardo Coviello, giro e tiro di Coviello, lungo, rimbalzo offensivo però, le prende di Vallasciani, Coviello, penetrazione contro Gatti, si inventa un gran tiro e un gran canestro, Riccardo Coviello, 11 punti, primo uomo in doppia cifra. E non è un insospettabile. Boffelli, penetrazione di Boffelli, scarico per Morgillo che va a sbagliare la distanza ravvicinata, poi tocca per ultimo il pallone. L'arbitro correttamente assegna la rimessa a Civitanova. Non ha avuto un buon controllo in questo caso Morgillo, che però si sta facendo vedere oggi a ripetizione sotto canestro e viene trovato anche costantemente dai propri compagni. Intanto tripla affrettata di Vallasciani e lunga, rimbalzo e palla spinta in attacco da Monacelli per Dri, ribaltamento Monacelli per Gatti, dall'altro angolo per Boffelli, tripla di Boffelli sul ferro, rimbalzo di Coviello, lo spingere Felicioni che invece vuole farci pensare sulla sua squadra, invece Andreani esce totalmente dagli schemi e va a forzare un tiro che non può far felice Millina. Rimbalzo di Fabriano, Monacelli innesca subito Gatti che va a appoggiarsi ad Andreani e al tabellone e a mettere altri due punti. Altro canestro di notevole qualità. Nicolò Gatti ora va a prendersi i primi minuti di riposo in panchina, è pronto al suo posto David Cimarelli, si prenderà anche gli applausi degli oltre 2000 del Palaguerrieri. Un quarto e mezzo di gran livello di Nicolò Gatti. 7 punti, 4 assist e 3 falli subiti. 9 punti, pardon, per Nicolò Gatti. Cambio anche nelle fila della Virtus Rossella. Fuori Felicioni e dentro Amoroso. Torna quindi ad aggiungere chili e centimetri Millina alla sua squadra, che oggi in virtù dell'assenza di Nitti e Pierini può fare necessità e virtù. Canestro ci sono Vallasciani e Amoroso. Amoroso che ora esce, otte l'arco e tiro a tre punti, marcato da Morgillo. Palla per Andreani, su lui c'è Monacelli. Vallasciani, ribaltamento per Cognigni che mette un gran canestro. Bomba di Cognigni e Civitanova torna a meno 4, 31-27. Monacelli, uscita dei blocchi di Dri. Dri è marcato da Coviello. Morgillo. Monacelli, ancora Dri che viene innescato ma fallo in attacco, blocco irregolare di Ivan Morgillo. Come nella circostanza precedente, il pivot campano è stato pescato in fallo dalla coppia arbitrale, il secondo fallo di Ivan Morgillo. Per Fabriano due penalità le hanno anche David Cimarelli e Iba Tiam. Per la Rossella due per Marco Vallasciani e due per Simone Cimini. Il palleggio di Andreani, di lui un fallo piuttosto gratuito di Lorenzo Monacelli. Cambio intanto per Fabriano, fuori un ottimo Ivan Morgillo, al suo posto ritorna Iba Tiam, seduto dopo un minuto e 39 secondi per i due falli commessi in apertura di gara. Più 4 Fabriano, rimessa per Civitanova. Cognigni, Andreani, Amoroso cerca Coviello ma ben marcato da Cimarelli che lo anticipa. Amoroso deve fare da solo, scarica in maniera poco oculata per Vallasciani. Vallasciani voleva tagliare in area, stava tagliando in area, invece Amoroso lo ha cercato oltre l'arco e tiro da tre punti. La palla è finita a bordo campo, rimessa per Fabriano.
Cimarelli per Boffelli, uscita dai blocchi di Dri che viene marcato questa volta in maniera un po' troppo energica da Filippo Cognigni, primo fallo di Cognigni. Più 4 Fabriano a 5 minuti e 6 secondi dal termine del secondo quarto. Rimessa in zona d'attacco di cui si incarica Santiago Boffelli, palla a Bonacelli, Dri, esce Thiam, ribaltamento per Lido Bonacelli. Bonacelli sfrutta il blocco di Thiam, ma la palla si ferma oltre l'arco e più a 3 punti. Deve forzare Bonacelli perché stanno scadendo i 24. Palla sul ferro, Cimarelli la tiene viva. L'ultimo tocco secondo la coppia arbitrale è di Lorenzo Andreani. È rimessa in attacco dunque per l'Aristo Pro. 31-27. Bonacelli, palla per Cimarelli, fuori da Boffelli, Dri. Ancora Boffelli, 9 secondi per andare al tiro per Fabriano, Thiam, Dri, è troppo lontano dalla cavetta Fabriano, appena 3 secondi alla fine, Dri però trova una bella palla per Bonacelli che mette una tripla di peso specifico mostruoso allo scadere dei 24, bomba di Bonacelli e più 7 Fabriano, 4-20 dal termine del secondo quarto, risponde con la stessa moneta Coviello che però sbaglia, rimbalza l'attacco per Vallasciani che può riaprire da Cognigni. Altri 9 secondi per la Rossella. Andreani cerca ma non trova Amoroso, allora fa da solo Andreani che poi trova un bello scarico per Coviello che subisce il fallo di Cimarelli e il terzo fallo di David Cimarelli. Tegola non da poco per Alessandro Fantozzi. Terzo fallo di Cimarelli sul solito attivissimo Riccardo Coviello, che può andare in lunetta con 2 liberi. Fantozzi tiene dentro Cimarelli, anche se proprio in questo istante si sta sedendo sul cubo dei cambi Gatti, con ogni probabilità sarà l'esterno classe 98 a lasciargli il campo. Troppo, e anzi Boffelli a lasciare il campo al posto di Gatti. Mossa a sorpresa di Fantozzi che dunque, come accaduto nel primo quarto dopo quei 2 falli veloci, anche in questo caso si fida di David Cimarelli e lo lascia in campo nonostante le 3 penalità. Proprio Cimarelli esce dai blocchi, palla per Dri, Dri contro Cognigni, arresto il tiro dai 6 metri di Filiberto, Dri, a bersaglio, più 7 dell'Aristo Pro. Questo tiro di Dri che va a segnare il suo 8° punto in questa serata. Ritorna Emiliano Paparella al posto di Lorenzo Bonacelli. Si appresta di là a tornare Federico Burini. A lasciargli spazio è Filippo Cognigni, che ha avuto buon impatto nei suoi 4 minuti sul parquet. Il palleggio a superare la metà campo proprio di Burini, Coviello, Vallasciani, ancora Burini, ribaltamento per Andreani, azione velocissima e ben fatta da Civitanova, a rimbalzo il solito onnipresente Coviello va a guadagnarsi un altro fallo che è il 5° di squadra di Fabriano e dunque tiri liberi ad ogni occasione per Civitanova nei prossimi 3 minuti e 36 secondi di gioco. In lunetta da ancora Coviello che tirerà il suo 6° e 7° tiro libero in questi primi 17 minuti. Percorso netto dalla lunetta per l'ala classe 88 e già 14 punti. Sette su 7 dalla linea della carità per Riccardo Coviello. 15 punti sui 31 di squadra della Rossella. Gatti, Paparella, Paparella va sotto da Cimarelli, scivolata centrale di Vallasciani, ribaltamento di Fabriano per Filiberto Dri che pesca Burini non nella posizione migliore difensivamente. Va a guadagnarsi il secondo fallo di Federico Burini. Thank you.
Vitanova, però è ben lontana dall'esaurire il bonus. Appena due i falli di squadra commessi dai ragazzi di Piero Millina contro i cinque di Cartai. Rimessa da fondo campo di cui si incarica Emiliano Paparella. Va sotto da David Cimarelli che è solo soletto e con un semigancio a distanza ravvicinata punisce l'errore difensivo di Civitanova. A fare più 7 per Fabriano, palla rischiosa di Andreani che però trova lo stesso Amoroso. Amoroso riapre da Andreani in angolo per Riccardo Coviello contro Cimarelli. Ovviamente Coviello attaccherà Cimarelli per costringerlo al quarto fallo. In questo caso va altrettanto bene a scaricare per Marco Vallasciani che trova la tripla del meno 4. Gatti, ribaltamento per Emiliano Paparella che batte Andreani, ribaltamento ancora per Gatti, tiro da 3 punti di Nicolò Gatti e più 7 per l'Aristo Pro che in attacco quest'oggi sta facendo vedere uno dei suoi volti migliori di questo inizio di stagione. Burini, palla sotto, precisa per Amoroso, Piam si fa tagliare fuori dall'esperto lungo della Virtus Rossella, va a depositare 2 punti, Cimarelli, penetrazione, scarico per Paparella, contatto lontano dalla palla fra i due numeri 11, Riccardo Coviello e Nicolò Gatti, il fallo di Riccardo Coviello, è il primo dell'ala romana. Ovviamente il migliore dei suoi, 15 punti, 5 rimbalzi, 6 falli subiti, 20 di valutazione in 14 minuti abbondanti sul parquet del Pala Guerrieri per Riccardo Coviello che viaggia in questa stagione a 15 punti di media, ha praticamente già raggiunto la sua media in appena 18 minuti di questa partita, vale per la settima giornata del campionato di Serie B Old Wild West. Ringraziamo per la trasmissione della partita media partner Radio Gold e la sua direttrice Gigliola Marinelli, lo sponsor principale Print & Gadget che rende possibili le dirette, la Metal Steel ed infine per la produzione delle immagini MGA Web TV con Marco Angelini in regia, coadiuvato da Manuel Brega alle riprese. La telecronaca è di Luca Ciappelloni. Pronte le due squadre per tornare sul parquet. Ultimi 2 minuti e 10 secondi di questa prima parte di gara. Fabriano sempre avanti fino al massimo di più 10 sul 23-13 nel corso del primo quarto. Il canestro Santiago Boffelli da 3 punti. Civitanova però resta lì nonostante i problemi fisici di Mitt e Pierini, condizionino in maniera abbastanza netta la rotazione di Piero Millina. Dri, Paparella cerca di battere Andreani che però lo tiene bene, scarico per Milic da 8 metri, va a sparare, la palla è lunga, lotta, rimbalzo Tiam e la palla è recuperata poi da Santiago Boffelli che può riaprire da Paparella, 7 secondi per l'azione offensiva di Fabriano. Paparella contro Vallasciani, arresto e tiro da 3 punti di Santiago. Paparella, Emiliano Paparella. Più 8 per Fabriano. Burini, riapertura sbagliata per Andreani, recupera Dri, poi Paparella, contropiede, Phil Dri. E più 10 Fabriano. Si scatena in contropiede per fare di nuovo doppia cifra di margine, 46-36. Tenta di dare un'impronta alla partita, alla formazione di Fantozzi che quest'oggi sta facendo veramente bene, in particolare in attacco la squadra sembra molto sciolta, molto sicura. 1-19 al termine del secondo quarto, il palleggio di Federico Burini, superare la metà campo, su di lui Emiliano Paparella, Coviello, Burini va sotto da Amoroso che
sguscia Ayi Batiam, un grande mestiere, canestro di esperienza quello di Francesco Amoroso, 11 per il classe 78, e fallo in attacco di Emiliano Paparella, che si accusa subito della penalità con l'arbitro. Una palla persa dall'Aristo Pro e Civitanova, che a 51 secondi ed 8 decimi al termine del secondo quarto può attaccare per limitare lo scarto con cui andrà al riposo lungo. Burini, va da Felicioni, ancora Burini, battezzato da tre punti, l'ex Campli sbaglia, rimbalzo toccato e controllato da Fabriano con Boffelli e Paparella, ribaltamento veloce con Dri che va, si incura in area, va a trovare altri due punti, 12 per Filiberto Dri, che è salito in cattedra, finale di secondo quarto, Amoroso, più 10 Fabriano, Coviello che di là diciamo è salito in cattedra fin dalla palla a 2, va a guadagnarsi un altro fallo, il settimo subito dalla talentuosa ala classe 88. Primo fallo di Santiago Boffelli e time out chiamato da Alessandro Fantozzi, che disegnerà lo schema per l'ultimo tiro di Fabriano. Dopo i due liberi di Riccardo Coviello ci sarà verosimilmente l'ultimo attacco della formazione di casa, e a più 10 a 17 secondi e 3 decimi dal termine questo secondo quarto, 12 di Dri, 12 di Gatti, sono gli unici due in doppia cifra per Fabriano, che ha avuto però moltissimo anche da Morgillo, 9 punti e 8 rimbalzi in appena 13 minuti sul parquet per il pivot campano, senza dubbio la sua miglior prova di questo inizio di avventura fabrianese. Dall'altra parte per Civitanova ce ne sono 15 di Coviello, 11 di Amoroso. Coviello che al ritorno in campo delle due formazioni andrà per l'ottava e la nona volta a tirare un libero in questa metà gara. Pubblico di casa applaude convinto la prova dei bianco-azzurri, che si sono resi protagonisti di una prima metà di gara senza dubbio positiva. Tornano in campo le due formazioni, Fabriano non ha effettuato cambi, dunque per l'ultimo possesso offensivo ci saranno Paparella, Dri, Boffelli, Gatti e Tiam, va in lunetta Coviello, continua nel suo percorso netto, 8 su 8 dalla linea della carità, 17 Riccardo Coviello, Civitanova 40, Aristo Pro 48, ultimi 12 secondi, il palleggio di Paparella contro Andreani, palla per Dri che batte Ballasciani, che però è bravo a tornare su di lui, riapertura di Dri, attacco difficoltoso di Fabriano, cerca e risolve Paparella con un tiro da molto lontano, la palla termina abbondantemente lunga sul ferro, il rimbalzo di Tiam è vanificato dal suono della sirena, finisce dunque questo secondo quarto, le squadre vanno al riposo sul punteggio di 48 Risto Pro Fabriano, 40 Rossella Civitanova. Andiamo a riepilogare i dati statistici di questo primo tempo per Fabriano, 12 Dri, 12 Gatti, 9 Morgillo, 4 Cimarelli, 3 Monacelli, 3 Paparella, 3 Boffelli e 2 Tiam. Per la Rossella Civitanova 17 Coviello, 11 Amoroso, 5 Ballasciani, 4 Burini, 3 Cognigni. Ricordiamo, come già detto in precedenza, che la Rossella deve rinunciare agli infortunati Pierini e Mit. Da Luca Ciappelloni per questo momento è tutto, ci risentiamo tra una decina di minuti circa dopo il riposo, non andate via. Thank you.
Siamo nuovo in diretta dal Palla Guerrieri di Fabriano per il racconto del secondo tempo. Risto Pro Fabriano e Rossella. Voce è quella di Luca Cipelloni. La sua direttrice Gigliola Marinelli, lo sponsor principale Print & Gadget, che rende possibili le dirette. La che è quasi sempre avanti, sempre con un margine rassicurante. È arrivata anche a più 10 la formazione di Alessandro Fantozzi in due circostanze, nel primo quarto sul 23-13 con il tiro da tre punti di Buffelli, poi negli ultimi secondi del secondo quarto con l'incursione di Tri, era tornata sul 48-38, poi i due liberi di Riccardo Coviello hanno fatto 48-40. Coviello che con 17 punti, 5 rimbalzi, 7 falli subiti e 22 di valutazione nel primo tempo è stato senza dubbio il migliore. La formazione di Piero Millina, che deve fare a meno di Matteo Pierini e Arnold Pitt, entrambi in panchina per onor di firma in quanto non sono in grado di scendere in campo per problemi fisici. Si ripartirà con la rimessa con Nicolò Gatti. Fabriano torna con Paparella, Gatti, Buffelli, Tiam, risponde Civitanova con Andreani, Vallasciani, Coviello, Amoroso e Felicioni. Il palleggio di Paparella, su di lui incollato Andreani, cerca e trova Tiam contro Amoroso in isolamento. Ibatiam va a ribaltare fuori per Paparella, metri di spazio per Emiliano Paparella. Rossella Civitanova, se ne incarica Lorenzo Match Winner. Qui al Palla Guerrieri, un anno e un mese fa, nel primo confronto in Serie B, Amoroso batte Tiam, appoggia tabellone ma sbaglia. E Tiam però recupera il rimbalzo, ma nel tentativo di passare la palla a Paparella ha un'esitazione. Gli arbitri lo pescano in infrazione di passi. Dunque resta in zona d'attacco la Rossella Civitanova, ancora con la rimessa di Lorenzo Andreani da fondo campo. C'è solo Vallasciani ma non se la sente di servirlo, preferisce andare da Amoroso, quindi da Felicione. Ancora Andreani, bomba di Andreani sul ferro, rimbalzo offensivo del solito maestoso Riccardo Coviello, va fuori da Felicione, penetrazione di Felicione contro Tri, scarico per Vallasciani, altra tripla, Vallasciani di serata di Vallasciani, 51-43, torna a meno 8 la Rossella. Tiam innescato da Paparella, si fa largo, Paparella va a ribaltare per Buffelli, gran circolazione di Fabriano, Gatti batte Andreani, attacco molto ben eseguito dalla formazione di Alessandro Fantozzi. Fallo di Andreani è il primo della serata del numero 9. Thank you.
fare che la partita potesse già essere in canale. È arrivata uscita di Felicioni, innesca ancora Andreani, 4 in fila in questo secondo quarto, in questo terzo quarto per Andreani. Coviello va sotto da Moro su 1 con personale è il terzo di Ballasciani e non è sicuramente la miglior notizia per Millina, che ora deve fronteggiare la possibile occasione di Fabriano per portarsi a più 7, ma ci intanto la vicinata fallisce e qualifica una secchi triple di Francesco. Fosse stata indirizzata, ora è più che mai aperta. Penetrazione di Gatti, scarico per Paparella. Sbaglia Paparella, tocca Gatti, controlla Cimarelli che si butta dentro, va a scaricare per Campano. Blocco di Gatti, Paparella. La palla di lì, bomba di lì forzata, di Capella sbagliata, di Manso, contesto da... attacca per il potenziale vantaggio a 3 minuti dalla fine del terzo quarto. Coviello
recuperi per Ivan Morgillo, che può andare in doppia cifra. Decimo Ivan Morgillo e più 3 Fabriano. Due su due del lungo classe 92, che rimette 4 punti di margine fra Cristopo Fabriano e Rossella Civitanova. Pallasciani, che resta in campo nonostante i 4 falli, va a cercare Coviello, ma ci mette un piede lo stesso Morgillo. La rimessa per la Rossella, 16 secondi sul cronometro dei 24. Burini per Pallasciani. Burini dimenticato dalla difesa della Ristoprova, a scaricare per Andreani, che poi va a memoria da Coviello, ma Coviello era in angolo e non nel mezzo angolo, pertanto la palla termina oltre la linea del fallo laterale. Civitanova fallisce una ghiotta opportunità per rifarsi sotto. Ora Cimarelli vuole punire la formazione di Illina, innescando di nuovo Morgillo. C'è l'intervento provvidenziale di Federico Burini, che tenta poi di far calambrare la palla addosso a Morgillo, ma era già con un piede fuori Burini, pertanto la rimessa è dell'Aristopro. Paparella se ne incarica sulla linea di fondo. 60 Fabriano, 56 Civitanova, 2-0-1 da giocare nel terzo quarto. Paparella aspetta l'uscita dai blocchi di qualcuno, quel qualcuno non arriva, arriva la palla persa, recupera Pallasciani, va da Burini, sotto da Coviello, silenzioso in questo inizio di terzo quarto. Coviello raddoppiato, esagera nella pressione difensiva e va a commettere il quarto fallo. Notizia negativa per Fantozzi, per Millina, relativa ai 4 falli di Pallasciani. Ma resta in campo anche Cimarelli, dimenticato in angolo Amoroso, bomba di Amoroso sbagliata, salto di Cimarelli che va a commettere il quinto fallo su Riccardo Coviello. Fuori dalla partita David Cimarelli a 1 minuto e 45 dalla fine del terzo quarto. E questa è invece una tegola vera e propria nella lotta a rimbalzo. Coviello è come al solito pericolosissimo, ci ha messo una mano Cimarelli, ma l'esterno romano, che ora fallisce il primo libero della serata, ha fatto in modo che Cimarelli venisse pescato nella quinta penalità. Torna in campo Tiam, due lunghi per Fabriano con Gatti dalla piccola. Dri, quintetto pesante per Fantozzi. Gatti, tiro a 3 punti forzatissimo, a segno, bomba di tabella di Nicolò Gatti, che toglie le castagne dal fuoco con una tripla a bassissima percentuale e aiutata dai dei del basket. Andreani, meno 6 Civitanova quando siamo quasi all'ultimo minuto del terzo quarto. Bomba di Burini sbagliata, rimbalzo di Tiam, toccato da Tiam, controllato da Morgillo, che poi dice solo di ragionarci su. Tiam, non sfruttato da Paparella, che va sotto da Gatti. Gatti raddoppiato da Burini e Andreani, riesce a scaricare per Paparella, fuori da Dri, penetrazione di Dri che galleggia in aria, scarica per Paparella, arresto e tiro di Emiliano sbagliato, rimbalzo di Filiberto Dri, ma controllato dal solito Riccardo Coviello. Burini sotto da Coviello, uno contro uno con Morgillo, infrazione di passi stavolta di Coviello e difesa in uno contro uno ottima di Ivan Morgillo, che nonostante sia alle prese in questo quintetto pesante scelto da Fantozzi, con un avversario sicuramente più veloce di piedi rispetto a lui, è riuscito a contenere con uno scivolamento sulla linea di fondo e costringere il talentuoso esterno della Rossella a commettere infrazione di passi. Attacco per Fabriano con 7 secondi da giocare, l'ultima azione. Dri, penetrazione contro Amoroso,
palla per Thiam che si incunea sulla linea di fondo e si guadagna due tiri liberi a un secondo e quattro decimi dal termine. E c'è il quinto fallo di Vallasciani, così come Cimarelli. Quinto fallo anche per Vallasciani, la partita perde due protagonisti sicuramente di sostanza. La rotazione di Piero Millina è ancora più complicata alla luce delle defezioni per problemi fisici di Mit e Pierini. Liberi per Thiam, corto il primo. Thiam viaggia con il 33% dalla linea della carità, 0 su 2 per il pivot ex Don Bosco Livorno. Fabriano che dunque non sfrutta la chance di riallungare a più 8, sebbene in questo terzo quarto abbia addirittura rischiato invece di venire sorpassata. La Rossella ha avuto un paio di chance per mettere la testa avanti in questa partita e nonostante i problemi di rotazione la formazione di Millina riesce a tenere testa a Fabriano, che dovrà invece a sua volta contrastare il quinto fallo di Cimarelli, che costringe Fantozzi a ridisegnare le sue rotazioni con l'apporto difensivo che non sempre è quello richiesto da parte di Boffelli, che fa fatica a tenere in uno contro uno sui diretti rivali. In questo caso Fantozzi ha scelto il quintetto pesante con Nicolò Gatti da tre e la coppia Morgillo-Thiam sotto canestro. Morgillo-Thiam che stanno facendo in particolare il lungo campano bene. Thiam è stato condizionato presto dai falli, ma comunque riesce nella sua energia a dare comunque un apporto alla formazione bianco-blu. Andiamo a leggere le statistiche delle due squadre. Per Fabriano ci sono 2 punti per Thiam, 8 per Paparella, 14 per Dri, 18 per Gatti, 11 per Morgillo, 3 per Monacelli, 4 per Cimarelli e 3 per Boffelli. Per la Rossella 4 Andreani, 18 Cobiello, che ha segnato appena un punto in questo quarto, 20 Amoroso, 4 Burini, 3 Cognigni, 8 Vallasciani. Cobiello che comunque sia, pur avendo segnato un solo punto in questa frazione, è già arrivato alla tripla doppia con 18 punti, 10 rimbalzi e 10 falli subiti. Un vero enigma da riuscire a risolvere per la difesa della Risto Pro. Comunque resta avanti di 6 punti, 6-3, 5-7 quando stanno per iniziare gli ultimi 10 minuti di questa gara valida per la settima giornata del campionato di Serie B Old Wild West. Ringraziamo per la trasmissione della partita il media partner Radio Gold e la sua direttrice Gigliola Marinelli, lo sponsor principale Print & Gadget che rende possibili le nostre dirette, la Metal Steel ed infine per la produzione delle immagini MGA Web TV con Marco Angelini in regia, coadiuvato da Manuel Brega alle riprese. Possesso per Fabriano con Monacelli, uscita di Dri. Dri contenuto da Burini, va da Morgillo, tripla di Morgillo di tabella nettamente sbagliata, il rimbalzo di Cobiello, l'undicesimo di serata dell'ala romana. Burini sotto da Amoroso, ribaltamento per Felicioni che cerca di battere Gatti, che poi lo contrasta proprio nel momento del tiro. Boffelli va a innescare Monacelli, ribaltamento per Dri. Dri avrebbe spazio ma non prende, si prende il tiro, si prende la penetrazione e il fallo di Riccardo Cobiello. Il terzo Cobiello. Terzo fallo di Riccardo Cobiello. E rimessa in zona d'attacco per la Risto Pro con Lillo Monacelli, che sta facendo prendere qualche minuto di fiato a Emiliano Paparella. Rimessa complicata di Fabriano, risolve come al solito tutto Gatti, che poi si butta dentro, va a subire il fallo, in questo caso fischio arbitrale piuttosto generoso con Nicolò Gatti e piuttosto punitivo con numero 13 Felicioni. Probabilmente dal punto di vista degli arbitri ci ha messo una mano, perché
colui che aveva preso il contatto era Cubiello, che ci sembrava ben piazzato con i piedi fuori dallo smile. Evidentemente il tocco di Felicioni è stato quello sanzionato dagli arbitri, che mandano in lunetta con due liberi Nicolò Gatti. Fallisce il primo. Gatti che con 18 punti, 7 falli subiti, 24 di valutazione, è il migliore dei suoi, ma non è una notizia. 19 per Gatti, più 7 Fabriano. Torna in attacco Civitanova. Amoroso esce in punta, cerca Andreani, poi palla si va, palla Felicioni. Andreani in post basso contro Monacelli. Raddoppio di Boffelli che lo costringe a scaricare per Burini. Penetrazione di Burini, arresto e tiro alla media, sbagliato da Burini, e rimbalzo molto ben catturato da Monacelli, che poi fa correre Fabriano. Dri però non innesca Morgillo, preferisce ragionarci su. Si torna da Monacelli contro Coviello. C'è un mismatch, Gatti Burini, lo esplora Fabriano. Gatti spalla a canestro, riapre per Monacelli. Bomba di Monacelli! Tripla, Lillo Monacelli. 6-7, 5-7, Fabriano dà un'altra spallata alla partita. Tripla di Monacelli sulla solita enciclopedica lettura di gioco di Gatti, che vistosi raddoppiare da Coviello, ha scaricato sul suo compagno che aveva un paio di metri di spazio. Da quest'altra parte un paio di metri lì a Burini, che però grazie a Fabriano, rimbalzo di Morgillo, ma il fallo è di Monacelli su Coviello, che è praticamente incontenibile a rimbalzo d'attacco. Va a subire l'11° fallo di una partita giustamente sontuosa. Fallo di Monacelli è il secondo. Più 10 Fabriano, rimessa a fondo campo per la Rossella con Andreani e la sporca Monacelli. Arriva comunque a Burini. 8 minuti da giocare in questo ultimo quarto. Burini sotto l'amoroso, fronteggia Morgillo, resta miracolosamente con i piedi in campo. Boffelli con un grandissimo sforzo difensivo va a salvare la palla, che torna però nelle mani di Andreani. Nel frattempo il possesso non si è concretizzato di Fabriano, e pertanto Civitanova vede scadere i 24 secondi. Grande sforzo difensivo in primis di Morgillo, che va a costringere Amoroso ad un passaggio complicato, e poi di Boffelli, che con una grande esperienza e grande senso della partita è andato a smanacciare quella palla, a evitare che andasse sulla linea di fondo campo. E in un momento del genere sono giocate che possono indirizzare la partita, per quanto non entrino nello score. Gatti ribalta per Boffelli, uno contro uno con Felicioni, fuori da Morgillo, quindi Paparella sempre a zona Civitanova, scusate, da Monacelli, che va ad inventarsi una giocata rocambolesca in uno contro uno. Pesca il fallo di Riccardo Coviello, che commette il suo quarto fallo, e a 7 minuti e 29 secondi dal termine un'altra notizia tutt'altro che positiva per Piero Millina, che fin qui sulla coppia Coviello-Amoroso ha fondato il rendimento offensivo. 38 dei 57 punti della Rossella portano la firma dei due sopracitati. Monacelli in lunetta, va a bersaglio con il primo, fa 1 su 2. Fabriano ha più 11 a 7 minuti al termine dell'incontro. Il palleggio di Burini, contro di lui c'è Boffelli che si sbatte in difesa, fuori da Felicioni contro Paparella. Fabriano ha stretto le viti in difesa. Felicioni ora batte Paparella, aiuto coi tempi fantastici di Morgillo, che va a sporcare il tiro, a prendere il rimbalzo, a lanciare Monacelli, che poi pasticcia ma riesce comunque a trovare Gatti. Ha abortito un probabile contropiede di Fabriano, ma comunque Risto Pro ha ancora 11 secondi per questa azione d'attacco. Paparella contro Amoroso, uno contro due, Paparella che poi scucchiaia, attende velocità Amoroso, appoggia il tabellone, canestro fantastico Emiliano Paparella, più 13. Fabriano che assesta un'altra spallata alla partita. Amoroso, Burini, uscita di Felicioni che potrebbe premiare in angolo Andreani, ma
non fa in tempo a vederlo, va ancora da Amoroso, uno contro uno in punta con Morgillo. Morgillo lo tiene bene, lo costringe a tiro alla media, ma Amoroso, di talento puro, si prende anche qualche applauso della tribuna del Palla Guerrieri che rifà Fabriano. Ora Monacelli sciupa questo possesso in maniera abbastanza banale, servendo in modo sbagliato Paparella. La palla termina oltre la linea laterale e dunque, quando siamo a 6 minuti e 09 dal termine di questo incontro, Civitanova recupera palla e resta a meno 11 e Piero Melina chiama time out. È il primo time out chiamato dall'allenatore della Rossella in questa seconda parte di gara, così come uno ne ha chiamato Fantozzi, pertanto entrambi i coach ne avranno ancora due a testa in questo rush finale di partita che vede Fabriano avanti di 11 punti, ma Civitanova che pur tra mille problemi non ha ancora alzato bandiera bianca. 20 di Amoroso, 18 di Coviello, 4 di Andreani, 4 di Burini, 3 di Cognini e 8 di Vallasciani per la formazione di Millina. Risponde quella di Fantozzi con 3 di Buffelli, 7 di Monacelli, 10 di Paparella, 9, 19 di Gatti, 11 di Morgillo, 14 di Dri, 4 di Cimarelli, 2 di Tiam. Fuori per 5 falli, ricordiamo, da una parte Cimarelli, dall'altra Vallasciani. Fuori per motivi fisici invece Arnold Mitt e Attilio Pierini nelle fila della Rossella, che ora varca la linea di metà campo con Burini. Palleggio di Burini per Amoroso in punta contro Morgillo. Quindi Felicioni che va da Lollo Andreani, per reazione di Andreani che subisce il fallo di Monacelli. Terzo fallo di Monacelli. Arbitri che hanno tenuto un metro molto coerente tutta la partita, hanno arbitrato finora 34 minuti e 10 secondi benissimo. Burini, alla Felicioni, ancora Burini, gira per linea esterna, il pallone per Civitanova, bomba di Andreani, corta, rimbalzo di Morgillo. Civitanova che sembra anche un po' accusare la fatica, ora si accontenta un po' di qualche tiro alla Rossella perché probabilmente la rotazione accorciata si sta facendo sentire sulle gambe. Gatti fuori da Buffelli che però non ha il tiro pulito, quindi torna ancora da Gatti che riapre in maniera brillante per Paparella, che avrebbe messo il tiro da 3 punti se non fosse che Morgillo ha commesso fallo per un blocco in movimento su Lollo Andreani. Terzo fallo di Ivan Morgillo. Civitanova che torna in attacco con i soliti 11 punti da recuperare a 5 minuti e 13 secondi dalla sirena finale. Coviello, un solo punto in questa ripresa per Coviello dopo che nel primo tempo è stato praticamente immarcabile. Amoroso, Andreani, penetrazione di Andreani ben contenuta da Morgillo che ha fatto una super partita. Sotto ancora l'Amoroso che però tira oltre il termine dei 24 secondi, gli arbitri se ne accorgono, sanzionano giustamente l'infrazione di 24 della formazione di Piero Millina, che ora sembra oggettivamente in difficoltà dopo aver tenuto duro per tre quarti e mezzo. Sembra iniziare proprio a mancare le energie alla Rossella. Fabriano che settimana scorsa era in una situazione analoga con Catanzaro nell'ultimo quarto, dove gli lapidò 12 dei 15 punti di margine nel rush finale. Dovrà dimostrare in questa circostanza di aver anche imparato dai propri errori. Buffelli, rimessa per Paparella, sotto da Nicolò Gatti, scarico di Gatti per Monacelli, circola la palla benissimo per Paparella, bomba di Paparella in punta, la tripla di Paparella, 7-3-5-9, se non è la pugnalata questa qua, la partita ci assomiglia molto. Più 14 Fabriano, massimo vantaggio. Andreani però va da Amoroso che non ci sta, si vede sputare il tiro dal ferro. Coviello ci mette per l'ennesima volta una mano, ma la palla stavolta lo beffa, la recupera Monacelli che spinge la transizione per Paparella. Fabriano a poco più di 4 minuti dal termine sembra avere le mani sulla partita. Paparella
pressato da Andreani, si sguscia benissimo, serve Gatti che va in penetrazione, subisce il fallo di Andreani, si accusa del fallo il numero 9. Quest'oggi ha vissuto una giornata meno brillante rispetto a quella dell'esordio di un anno fa, quando la sua gran tripla condannò alla sconfitta Fabriano e al successo Civitanova nel debutto in Serie B delle due formazioni. Millina richiama Andreani e poi chiama anche time out, mentre si alza tutto in piedi il pubblico del Palaguerrieri. Quest'oggi almeno 2200 persone nell'impianto di Via Bozzi, che come al solito da sfoggio di calore e di una presenza che hanno poco a che spartire con la Serie B. Fabriano è a 4 minuti da raggiungere il suo sesto successo nelle prime 8 partite stagionali, sarebbe anche il terzo consecutivo per Fabriano, che poi dovrà affrontare 2 settimane di sosta che serviranno per curare qualche acciacco che ha avuto nelle ultime settimane la formazione di Fantozzi. Risto Pro tornerà in campo ancora al Palaguerrieri il 2 dicembre per un altro derby della provincia di Ancona con proprio la Luciana Mosconi Ancona. Infatti il 18 novembre, domenica prossima, Fabriano avrebbe dovuto giocare a Nardò, partita che è stata anticipata, come detto già in precedenza, il 1 novembre su richiesta della società pugliese. Poi il 25 sarebbe dovuto andare a Lamezia, ma il ritiro dal campionato di Lamezia ha annullato anche questa partita, pertanto 2 weekend di stop per Fabriano, che rivedrà i suoi tifosi il 2 dicembre. Fallisce il primo Gatti. Avrà un altro il tuttofare classe 91 di Acquiterme, che anche oggi è reso protagonista di una partita di spessore. Ventello di Gatti, 7-4-5-9. Fabriano più 15 quando già siamo entrati negli ultimi 4 minuti. Conigni è una delle ultime chance di Civitanova di poter provare a riaprire la partita con un break. Bomba di Amoroso, sputata per la seconda volta consecutiva, nemmeno fortunata la rossella, però Amoroso, da gran giocatore, riesce ad intuire dove il pallone sarebbe terminato e poi va a innescare con un assist su misura Riccardo Coviello, che mette il primo canestro dal campo della ripresa. Coviello, dopo un primo tempo sontuoso, si è poi eclissato dalla partita, rendendosi solo pericoloso a rimbalzo, dove ha fatto comunque benissimo. Ora Boffelli prende un rimbalzo attacco sull'errore di Gatti, ma termina con un piede fuori. La rimessa dunque per Civitanova, che ha 13 punti da recuperare a 3 minuti e 14 dal termine. Il palleggio è di Federico Burini, pronto a tornare capitan Filiberto Dri nelle fila dei Cattai. Amoroso, 22 punti di Amoroso, miglior marcatore dell'intero incontro. Burini, penetrazione di Burini, scarico intuito per Condini da Monacelli, che poi va a innescare in contropiede di Gatti. Contropiede di Gatti, e il contropiede di Gatti che fa 21-22 nella sua partita. Sa tanto di punto esclamativo sul match fissato dall'Aristo Pro. Più 15, bomba di Conigni per tentare di riaprire le ostilità, ma va sul ferro. Fallo di Monacelli sul solito attivissimo Coviello, che rimbalzo è stata una presenza importante nelle fila di Civitanova. Fuori Burini, ritorna Lollo Andreani, mentre Palaguerrieri si alza tutto in piedi per Lillo Monacelli, che lascia il passo a Filiberto Dri. Monacelli, che è stato protagonista in quest'ultimo quarto di un paio di giocate determinanti, mentre Fabriano ruba un altro pallone, va in contropiede Filiberto Dri, sbaglia, rimbalzo però di Gatti che serve Boffelli, che però non si accorge del passaggio del classe 91.
La palla termina nella metà campo difensiva e pertanto Fabriano la cede a Civitanova. 2-19 da giocare, 7-6 Fabriano, 6-1 Civitanova, più 15. Andreani per Felicioni, ribalta per Cognini, ancora Felicioni, va da Andreani, gira per le linee esterne, bomba di Felicioni a segno. Primo canestro della serata di Felicioni e tripla del meno 12, Paparella va da Buffelli, ultimi due minuti di gioco. Paparella pressato da Felicioni, arma la mano di Buffelli, bomba dall'angolo di Buffelli sul ferro, rimbalzo di Felicioni che prova a sottrarsi la palla dal tocco di Morgillo. Fabriano ruba anche questo pallone e sa tanto di resa definitiva. 1.35 al termine, più 12 Fabriano che ha mantenuto sempre la testa avanti in questa partita. Ribaltamento fantastico di Gatti, ma Buffelli non segna nemmeno questa. Nella giornata in cui anche Morgillo ha fatto benissimo, ad eccezione di questa circostanza in cui si lascia scappare Amoroso rischiando il 2-1, ma Morgillo ha fatto benissimo in questa partita. 11 punti e 12 rimbalzi per il pivot campano, che ha avuto un impatto sostanzioso sulla partita. L'unico che ancora non sembra riuscire ad integrarsi tatticamente nello scacchiere da Alessandro Fantozzi e Santiago Buffelli, che ora viene chiamato in panchina dal suo allenatore, torna a Monacelli, liberi per Amoroso, che rimpingua il suo bottino. Siamo a 23 per il pivot, 24 di Amoroso e meno 10 Civitanova, 1.17 dal termine. Monacelli si preoccupa lui di superare la metà campo, sfugge a Coviello, volta la linea di fondo, ribalta per Dri che ora fa anche lasciar scorrere giustamente i secondi. Paparella, ancora Dri, entriamo ora nell'ultimo minuto di gioco. Dri batte in palleggio Amoroso, ribaltamento per Gatti, bomba di Gatti per chiudere la situazione, cross di Gatti, Monacelli tocca ma non controlla perché termina oltre la linea di fondo. 7-6 Fabriano, 6-6 Civitanova, più 10 e 54 secondi da giocare. Andreani passa la metà campo, marcato da Monacelli, va velocemente da Felicioni, penetrazione di Felicioni per Amoroso che sbaglia la rovesciata e Morgillo tira giù il rimbalzo che chiude definitivamente i conti. 13° rimbalzo di serata del miglior Ivan Morgillo di questi primi 35 giorni di partite ufficiali della stagione. Avrà due liberi Morgillo per andare ad aumentare il suo bottino. Siamo a 11 finora. Fabriano a più 10. Morgillo che va a segnare il primo. La mano morbida sicuramente non difetta a Morgillo. 88% liberi di stagione, il migliore dei suoi, seppur con un limitato numero di tentativi medi, ma comunque sia 88%, e conferma di avere una buona mano. 2 su 2, 13 di Morgillo, 5 su 6 in questa serata per lui dalla lunetta, e più 12 di Fabriano che ha virtualmente chiuso i conti. Coviello arma la mano di Andreani, fuori da Cognini, bomba di Cognini sbagliata, Coviello tocca l'ennesimo pallone ma non controlla, poi è Amoroso che lo sottrae a Paparella, fuori per Andreani, tripla di Andreani, questa volta a segno, meno 9 Civitanova. Fabriano fugge con Dri in contropiede, fallo di Andreani, due liberi per Dri che dalla lunetta potrà andare ad ampliare il gap. Ormai Fabriano non ha più dubbi che il successo sia suo. Aristopro è stata brava a contenere il ritorno di Civitanova nel terzo quarto, quando la Rossella ha profuso il massimo sforzo, ha avuto anche la chance di attaccare per il sorpasso la formazione di Millina, fallita quell'occasione, poi la maggior rotazione e tante situazioni a disposizione di coach Fantozzi hanno fatto il resto.
Rossella non ha avuto più le gambe, ora attacca comunque l'ultima volta per contenere il distacco che potrebbe sempre essere utile nell'ottica del confronto diretto. Uno contro uno Cognini con Paparella, Cognini va a canestro e segna bruciando Morgillo, poi incomprensione fra Paparella e Dri, palla persa nella rimessa per Fabriano che dunque concede un ulteriore attacco alla Rossella. 80-71, rimessa di Cognini, la linea di fondo campo, serve Amoroso che si incune, va a segnare il 26esimo punto e mette sul tabellone il punteggio finale. Fabriano vince 80-73. Aristo Pro si impone sulla Rossella Civitanova con i seguenti marcatori: 7 di Monacelli, 14 di Dri, 13 di Paparella, 25 di Gatti, 11 di Morgillo, 3 di Boffelli, 4 di Cimarelli, 2 di Tiam. Risponde Civitanova con 3 Cognini, 20 Coviello, 24 Amoroso, 3 Felicioni, 4 Burini, 4 Andreani, 8 Vallasciani. Fabriano dunque porta a 3 il numero di successi consecutivi in questo mese di novembre che è iniziato benissimo per la formazione di Alessandro Fantozzi, che anche quest'oggi ha confermato i progressi già intravisti contro Catanzaro, in questo caso con un avversario di sicuro valore come la Rossella Civitanova, sebbene limitata dagli infortuni capitati ad Arnold Mitt e ad Attilio Pierini. Aristo Pro ha dato una gran prova di solidità e di forza, contenendo le occasioni in cui Civitanova si era rifatta sotto. Per Civitanova ottime prestazioni di Amoroso e Coviello. Era obiettivamente difficile chiedere qualcosa di più alla formazione di Millina alla luce delle defezioni di cui abbiamo appena detto. Come anticipato in precedenza, Fabriano tornerà al Palla Guerrieri il 2 dicembre, cioè avrà ora 2 weekend di stop. Infatti il 18 novembre dovrebbe essere giocato a Nardò, ma la partita è già stata giocata il 1 novembre, così come il 25 novembre si sarebbe dovuto giocare a Lamezia, ma il ritiro della formazione calabrese ha imposto un altro stop a Fabriano, che avrà 2 weekend per ricaricare le pile e presentarsi qui al Palla Guerrieri, sempre sui nostri schermi, contro la Luciana Mosconi Ancona. La Rossella Civitanova torna invece in campo domenica prossima nel derby contro la Malloni Porto Sant'Elpidio. Per quest'oggi è tutto, da Luca Ciappelloni, più cordiale buonasera.